Eccoci qui, amici e amiche che ci seguite, ben ritrovati. Questa è Canale 2 C'è, la nostra rubrica quotidiana di approfondimento. Ogni giorno un tema, ogni giorno ospiti in studio con i quali discutere e mostrare anche meglio in profondità l'argomento del quale intendiamo parlare. Oggi parliamo di uno dei tanti eventi organizzato dal coordinamento Altamura 1799 ed è diciamo una mostra importantissima che è stata inaugurata domenica scorsa, che potrete visionare all'interno dell'ex monastero Santa Croce. E la mostra si chiama 1799, visto dagli artisti di oggi, sarà aperta fino al prossimo 30 di luglio. Sono esposte 21 opere di 19 artisti, 11 dei quali concittadini, quindi della nostra città. E per discutere di questo ennesimo evento organizzato dal coordinamento Altamura 1799 vi presento le ospiti che abbiamo qui in studio. La regia ci inquadra subito. Bianca Tragni, grazie per essere qui con noi, e la presidente del coordinamento Altamura 1799, Arcangela Vicenti. Allora, molto fermento, molte attività, tantissime, questo coordinamento, insomma. Una al mese, ci eravamo prefissi appunto di entrare nelle case, nella città attraverso delle manifestazioni mensili, a cadenza mensile. Siamo partiti a febbraio, mi pare, sì. Gennaio, con le NOR, e siamo arrivati alla settima, questa è la settima, quindi un anno importante per ripercorrere un po' quella che è la storia della nostra città. Dobbiamo sempre ricordare alle nuove generazioni che se Altamura è stata definita la Leonessa delle Puglie, c'è un motivo, e questo motivo viene portato alla memoria grazie al lavoro che state facendo voi, perché a 220 anni di distanza da quel terribile periodo storico che ha affrontato la nostra città è importante, ecco, portare in alto quelli che sono i valori della libertà. Io dico sempre, noi oggi godiamo di una libertà per la quale non abbiamo fatto nulla, ce l'hanno regalata, ma c'è gente che ha pagato con un prezzo altissimo, anche con la propria vita, questo desiderio di libertà che, ripeto, oggi ci è stata donata e noi ne usufruiamo gratuitamente senza far nulla. Anzi, come si suol dire volgarmente, a volte ci ridiamo anche su. Ne abusiamo. Allora, entriamo subito in questa mostra che, come dicevo, ha 21 opere, 19 artisti, 11 dei quali altamurani. No, 16 sono 16 gli altamurani. Ah, sono 16 gli altamurani, e allora forse nel conteggio, quando ho letto la brochure, ho commesso un errore io. Quindi sono 16 artisti altamurani, queste 21 opere che vogliono raccontare, visto da oggi, questo periodo molto importante della nostra storia. Siccome io so che oggi qui ho due enciclopedie a disposizione, due enciclopedie storiche. In questo caso l'enciclopedia è lei, mi limiterò solo. Cominciamo dalla Tragni. Dico subito che noi siamo un'associazione culturale. Che cos'è la cultura? È l'humus di tutto, della politica, dell'economia, della religione. Quindi siamo la cultura è alla base di qualunque sviluppo della società. Allora, come abbiamo voluto, come ha detto la Presidente, ogni mese dare un segno in un settore diverso della cultura. Abbiamo cominciato col teatro, poi con la letteratura, con la storia, le conferenze, la musica, e adesso è il momento dell'arte. Cos'è l'arte? Noi abbiamo rappresentato qui un pennello, lo vedete? Sì, sì. Che dipinge questi tre colori, che sono i colori della bandiera della Repubblica Napoletana. Il pennello non è che sono tutti pittori quelli che espongono, il pennello è il simbolo dell'arte grafica e visuale. Ma oggi, come sapete, ci sono tante correnti, c'è l'arte concettuale, ci sono le installazioni, la pittura, la scultura, le arti miste, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto un appello a tutti gli artisti di oggi, tutti gli altamurani, perché sentissero questo momento bello, importante, di 220 anni dalla rivoluzione, dal saccheggio di Altamura, e lo esprimessero così come loro intendevano esprimere. Devo dire che abbiamo avuto una bella risposta, molto bella. Sono gli altamurani, come vedete, sono 16. Poi abbiamo tre
giovani esponenti delle accademie, perché noi sempre la delusione grossa è stata venuta alle accademie, perché noi puntavamo proprio sui giovani, volevamo appunto, perché il nostro obiettivo è quello di arrivare ai giovani sia attraverso la storia, la scuola, sia attraverso le accademie per l'arte. Però la risposta è stata da Bari minima, 4 da Bari, 4 risposte dall'Accademia di Belle Arti di Bari, 2 da quella di Lecce, 2 da Foggia, da Lecce nessuna, da Napoli men che meno. E quindi Milano, praticamente anche Milano, anche Milano, che prima avevano detto sì, poi no, vabbè, comunque praticamente in tutto 6 adesioni. Che si sono ridotte a due. A due, sì, perché il terzo l'abbiamo ripescato. Perché il terzo l'ha pescato lì per caso, vedendo una mostra di Vincenzo Capurso, un giovane bravissimo, che ha intercettato lei in una sua mostra personale. L'Accademia di Lecce non gli aveva comunicato questo bando di Altamura. E però, siccome noi pensiamo positivo, un concorso con due persone non aveva più senso espletarlo, e quindi però ripeto, diciamo, pensiamo positivo, però le opere le abbiamo esposte. Queste tre opere che sono arrivate a questi giorni sono di alto valore, ci sono molto piaciute a noi e al pubblico, perché c'è questo Capurso di Altamura, ha presentato un quadro altissimo su metallo, su ferro, ha riprodotto un po' il Monumento alla Libertà che sta in piazza, con degli inserti materici sulle catene che si spezzano, insomma, un bel pezzo. Poi c'è stata una ragazza di Bari che ha presentato la piazza, il monumento. Cioè ha fatto la pianta del centro storico di Altamura e con dei cilindretti di legno praticamente ha disegnato, ha creato materialmente le case, le piazze, soprattutto l'emergenza, cioè la cattedrale e il monumento. Quindi una installazione particolare. Certo, e poi ha mandato la foto, sembrava ne ha mandate 4. Cioè non riuscivamo a capire neanche il senso, dice, il centro storico con la piazza e il monumento, però cioè era eccola cosa... Licia Brunetti, ce l'abbiamo. Vedete, è curioso, è particolarissimo, ecco l'invenzione dell'artista. Sì. E così Ilaria Marinelli ha presentato una sedia, una vecchia sedia di paglia dalla quale crescono le spighe del grano. Per rappresentare la continuità della tradizione, la sedia di paglia rappresenta il nonno seduto alla sedia che racconta le storie antiche, le spighe sono i semi che fruttificano. E questo concetto dei semi, un altro pezzo di arte concettuale, ha presentato Mimmo La Terza, che è uno scultore altamurano, che ci ha mandato un piccolo scrigno quasi insignificante, rosso. Ma si apre lo scrigno e si trovano 3 o 4 semi grossi fatti di marmo, cioè semi di grano. Eccolo. Ecco, abbiamo oggi la regia attentissima. Bravo, è il nostro ottimo... Nunzio. Quindi dicevo, abbiamo mobilitato questi altamurani, questi non altamurani, prima ancora abbiamo mobilitato le scuole. Parlane tu del concorso che abbiamo fatto per tutte le scuole. Il concorso è stato per me la manifestazione finora, cioè la manifestazione più appagante, perché insomma c'è stata una risposta di ben 9 scuole. Per cui dalla scuola elementare fino alle secondarie di secondo grado hanno risposto in una maniera eccezionale, con testi, disegni, ipertesti, video, per cui cioè, veramente la risposta è stata... Allora abbiamo dalle scuole elementari, ecco, pannello del quinto circolo San Francesco, sono 39 alberi, praticamente diceva... Stilisticamente, quello che sembra una cosa ingenua, cioè tutti gli alberi messi insieme, non sono altro che una riproposizione dello stile di Andy Warhol, dei grandi innovatori che hanno proposto la ripetitività dell'immagine come intensità della stessa immagine, no? Ricorderete tutti Marilyn Monroe, 10 Marilyn Monroe, tutti uguali, però con colori diversi, e sono i capolavori di Andy Warhol, ma anche di altri artisti. Quindi questi bambini sono nel flusso della modernità, sia pur nella loro semplicità e ingenuità. Domenica scorsa tra i visitatori dice: signore, il più bello è questo, il più bello è questo pannello, perché cioè in effetti proprio la creatività dei bambini emerge in quel pannello, le maestre che hanno poi. Noi dobbiamo riconoscere che abbiamo una generazione una popolazione scolastica, parliamo più in termini complessivi,
che è molto vicino al mondo culturale grazie al lavoro che fanno i docenti, le docenti. Sì, 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 no, chi peccato che poi li perdiamo strada facendo, perché? Nel senso che... No, però cioè, il discorso no, rimane quello che ho detto quando sono andato, mi hanno invitato alla mostra della Scuola Media Padre Pio, che aveva partecipato anche al nostro concorso con un testo che ha vinto il primo premio, Nobile Sangue, Sangue Nobile di un ragazzo di seconda media, e anche con quadri, con pitture che sono apparse prima. E appunto dicevo che i bambini, avendo assimilato questi concetti, cominciano a diventare i custodi della memoria, esatto. No, che l'obiettivo, è l'obiettivo nostro, passare quello di custodire, non è passarlo alle nuove generazioni. Ce ne andremo, ma quali continueranno? Dei testi bellissimi proprio, solo che purtroppo la selezione è selezione, per cui non abbiamo, avremmo potuto premiarli tutti per quanto sono i video, poi c'è praticamente qualcuno abbiamo proiettato anche la situazione. Non, quello che ha detto la Presidente spiega perché abbiamo voluto mettere in mostra tutti questi lavori premiati. Quindi in tutto, caro Felice, non sono 21 le opere, sono 36, perché dobbiamo calcolare quelli delle accademie e questi dei bambini e dei ragazzi, dei giovani. Quindi una mostra di 36 opere non è una cosa che si fa tutti i giorni. Avremmo potuto anche trasferire in toto la mostra della Padre Pio, perché la Padre Pio appunto aveva fatto allestito all'interno nell'auditorium una mostra sulle, abbiamo preso solo gli alberi, perché cioè durante le vacanze ovviamente non c'erano, solo gli alberi della, allora hanno lavorato tantissimo sull'albero, è certo, Padre Pio spostare nella abbiamo mostra. Solo selezionato anche alcuni. Perché ripeto, lo spazio più importante è dato agli artisti, diciamo, professionisti, e non solo i 16 Altamurano, ma poi abbiamo invitato 8 ospiti d'onore, cioè artisti già affermati di Bari, di Molfette, di altri paesi, che gratuitamente, generosamente hanno offerto una loro opera e l'abbiamo esposta. E sono, mi piace nominarli, Vito Falcicchio, che ha presentato un quadro importante che si chiama Estasi e Morte, che è piaciuto a moltissimi. Perché? Perché c'è una immagine topica dell'estasi, che è l'estasi di Santa Teresa del Bernini. E poi c'è la morte. La morte però è raffigurata nei colori tetri del cielo, nella leonessa, il leone della cattedrale che guarda Grifagno, in altri simboli del 99, l'albero, eccetera, eccetera. E quindi c'è questa sintesi creata appunto con diverse immagini per dire come quel periodo passò dall'estasi, cioè dalla gioia, dal trionfo, alla morte. Poi c'è Maria Fratosco, che è altamurana ma da 40 anni vive in Sicilia, si può dire ormai un'artista siciliana, delle cui opere riempiono le chiese di Sicilia, perché ha fatto vetrate, lei lavora la ceramica, la pittura, ma soprattutto adesso la vetrofusione, che è una tecnica americana modernissima. Con questa fa delle vetrate modernissime, e ci ha mandato un tondo meraviglioso che adesso vediamo, con questa esplosione di colori che vuole essere un inno alla libertà nel 1700, particolarmente pregevole l'oro, perché far fondere l'oro è abbastanza difficile, eccetera. Quindi quello è inserito nel vetro, esatto, è fuso nel vetro. La difficoltà è questa, che quando si inforna l'opera, questi vetri si fondono e quindi i colori si sciolgono e si mescolano. Allora l'arte dell'artista, del pittore, cioè, sta nel saper dominare questo movimento del colore, del vetro, per avere l'effetto che lei vuole, mi spiego? E lei è bravissima in questo, e le siamo grati per averci mandato questa preziosissima opera. Poi c'è Gennaro Piccinni, che è il decano della pittura pugliese, uno che dipinge da 80 anni ed è il maestro di tutti, e ha quello stile particolarissimo, pieno di macchie, di colori, di figure, di simboli, e ci ha mandato un bel quadro sulla mobilitazione generale, in cui si vede il popolo, i civili che vanno col fucile a arruolarsi nella guardia civica per difendere la Repubblica napoletana e quindi anche Altamura. Eccolo questo qua, vedete le bandiere francesi, quelle napoletane, i soldati, i civili, eccetera, la mobilitazione generale. Poi abbiamo Michele Roccotelli, che ha fatto un quadro eccezionale, cioè Emanuele De Deo. Bisogna conoscere la storia di Emanuele De Deo, ma se non la si conosce la si capisce già dal quadro. Questo giovane universitario di Minervino Murge, quando tornò in Puglia, cominciò a diffondere le idee giacobine, la libertà, l'uguaglianza, la fraternità. Eccolo qua.
Questo è un quadro certamente astratto, se lo guardate prima a chito non si capisce niente, sono solo macchie, linee, eccetera. Invece poi si vede che il quadro è attraversato da una linea che è un braccio con una mano. Alla punta, sì, di quella mano c'è un coltello. E il coltello va a colpire un quadro di Re Ferdinando di Borbone. È l'unico che è stereotipo, cioè un quadro dell'epoca, eccetera. Tutto il resto è astratto e cubista. Però il gesto è quello, perché Emanuele De Deo, in una cena a Gioia del Colle, nell'enfasi della libertà, eccetera, disse: morte ai tiranni! C'è anche e la tavola con esatto, il cibo, il vino. Perché stavano cenando, era una cena. E quindi ci ha messo il pane di Altamura sulla tavola, la bottiglia del vino, e poi due facce spaventate degli altri commensali, perché colpire il ritratto di Ferdinando era un reato. Infatti per quel reato il povero De Deo fu addirittura impiccato. E fu il primo martire, si chiama il proto-martire del Risorgimento italiano. Poi abbiamo Molfetta, abbiamo due quadri, due incisioni acquarellate bellissime, che ci dicono come non tutti furono come Altamura, fedeli alla libertà, all'albero, alla Repubblica. A Molfetta ci fu la controrivoluzione, ci fu l'insurgenza, cioè il popolaccio, i marinai, gli disoccupati, eccetera, furono istigati dai nobili borbonici e spiantarono l'albero. E ammazzarono i giacobini, ma li ammazzarono in maniera cruenta. E qui c'è una scena mentre viene ammazzato un sacerdote in chiesa, e l'altra scena invece rappresenta l'attesa del popolo. Questa è la, ecco, la scena dell'ammazzamento del prete, e l'altra è la visione del porto di Molfetta, dove arrivano le navi russe, le quali navi russe venivano in aiuto chiaramente a Ferdinando e al cardinale Ruffo, e il popolo che aspetta queste navi inneggiando. Quindi mentre Altamura si inneggiava la libertà e la Repubblica, a Molfetta si inneggiava la monarchia, ai borboni e agli stranieri che venivano a sostenerlo, cioè le truppe russe. Poi abbiamo questo è il porto di Molfetta, si vede benissimo la cattedrale, i campanili e le navi sullo sfondo con un bellissimo cielo rosso azzurro. Arrivarono al tramonto e la gente, c'è una addirittura sui muri che aspetta, che inneggia ai liberatori, diciamo così. Poi abbiamo Antonio VII, il prezzo della libertà, è uno scultore di Gravina molto bravo, che ha fatto un tondo, e questo tondo vuole rappresentare una moneta, quelle famose monete che gli altamurani lanciarono nei cannoni quando non avevano più munizioni. E in questa moneta si vede una figura femminile che sta quasi in croce a difendere l'albero, ed è Rosa Brunetti. Rosa Brunetti è l'unica eroina gravinese di cui la storia ci ha tramandato la vicenda, e venne ad aiutare gli altamurani, tanto era patriota convinta. Poi riuscì a far deviare Ruffo da Gravina quando lasciò Altamura, salvando la sua città da un nuovo saccheggio. Poi fu arrestata, portata in prigione a Napoli, processata, e quando diventò più grande, finalmente liberata, si iscrisse alla carboneria. Quindi lo spirito rivoluzionario non morì mai in Rosa Brunetti, e quindi Antonio VII ha voluto fare un omaggio alla sua concittadina. Poi c'è Lino Sivilli, che ha fatto una installazione curiosissima che sembra una cosa banale: la bandiera della rivoluzione in pannolenci blu, gialla e rossa, ma su questa bandiera c'è una frase in dialetto napoletano detta non da una popolana, ma detta dalla più grande intellettuale della rivoluzione napoletana, cioè Leonora Fonseca Pimentel: lo munno può girà alla mano smersa. Alla mano smersa è quello che noi in dialetto diciamo alla mers, cioè al rovescio. Quindi questa frase in dialetto è la sintesi della rivoluzione. Cos'è la rivoluzione? Quando lo munno gira alla mers, cioè si rovescia tutto, si rovescia tutto. E quella fu la speranza del 99, di rovesciare la monarchia e quindi la feudalità e tutte le malefatte loro. E infine Vito Fiorente, l'albero della libertà. Vito Fiorente l'abbiamo già esposto in grande quantità al Baldassare. In che mese è stato? È stato il primo maggio. È maggio. Quindi noi fra maggio e luglio abbiamo fatto due mostre d'arte. Quella di Vito Fiorente sono quanti? 20 quadri? 28 quadri. Qui tutta una serie sul 1799. E di quella serie abbiamo preso uno significativo da mettere insieme a questi. E poi ci sono gli altamurani: Baldassarre, Bolognese, Branà, Carlucci, Centonze, Dalò, di Enola, di Lena, La Terza, Lorè, Lo Russo, li voglio citare tutti: Marvulli, Pellegrino, Priore, Quattromini e Rifino. Rifino è l'ultimo che è arrivato, perché era in Giappone quando noi abbiamo cominciato, e un designer, architetto internazionale, che ci ha mandato Petali di Libertà. Sono praticamente come dei vassoi d'acciaio
che leggeri come dei petali, che sono stati disposti poi sulle scale, credo, di Santa Croce. Eccoli qui. Eccoli qua, benissimo. Rossi, la rivoluzione, il sangue, cioè, e bianchi, la speranza, ecco, i semi del futuro, della libertà. E poi, insomma, tanti, abbiamo parlato già dei ragazzi delle accademie. Se vogliamo citare qualcuno degli altamurani, ho detto sono 16, li ho citati 16. Tutti come nome, come opera, quale possiamo citare? C'è questo Michele Bolognese che ha fatto la Taverna di Luzio. Ecco, sì, qui sì, Michele Bolognese, che vedete, questa è la Taverna di Luzio. La particolarità, sì, sono altamurani che vivono fuori, Michele, sì, a Trento. Brana Carpi, sì. Centonze in Germania, sì. L'altro Rifino a Milano, diciamo, sì, che però ecco, hanno sentito il richiamo, la Sicilia. Non... Quindi è stato veramente un raccogliere, come dire, tutti gli altamurani, i talenti. E Brana in particolare, nella descrizione dell'albero, cioè che sono delle parole in libertà praticamente che si devono poi ricomporre per formare la parola libertà, e dice che quest'albero lui l'ha pensato nel 1990, quindi prima ancora che nascesse il coordinamento, dice, poi ci ha pensato il coordinamento a costruire un albero quindi è stato un precursore delle nostre iniziative culturali, e ci ha tenuto giustamente a mandarcelo, abbiamo esposto anche nella mostra. Io ritengo che questo che avete fatto è un lavoro davvero, cioè, mi chiedo, ma non è un po' troppo forse? Siamo riusciti a farlo. Non è un po' troppo, cioè, sì, mi sembra una cosa per la fatica sì. Anche per il significato di ogni opera esposta, insomma, ecco. È chiaro che ogni lavoro di questo genere richiede una faticaccia sua e mia e di altri che hanno collaborato, ma la fatica è premiata dal risultato, perché il risultato, come tu hai detto, è di altissimo livello, sia artistico, sia concettuale, sia politico-culturale, perché il messaggio che noi vogliamo mandare è sempre quello, il messaggio della libertà, che deve essere come una staffetta passata da una generazione all'altra, sì, e noi questo abbiamo fatto. Le nuove generazioni l'hanno recepita, lasciano le bottiglie di birra davanti alla strada. Quelli sono i sanvedisti. Perché i sanvedisti erano distruttori. Cioè anche tra i questa storia che lasciano le bottiglie, sporcano, smerdono. La mentalità del saccheggio, di saccheggiare la città, non di tenerla bella pulita. Cosa disse il sindaco? La sera disse, appunto, dice, questi ragazzi già che hanno imparato, dice, però la sera ce li ritroviamo con... Ripeto, io li chiamo i sanfedisti, perché invece di amare la città, invece di curarla, tenerla, la distruggono, la saccheggiano. Come hanno fatto i calabresi, che non hanno scemi più calabresi a chiedere. Ad amare di più la nostra città, esatto, anche nelle piccole cose, un senso civico che stiamo perdendo. Facciamo un appello ai ragazzi della Movida, della notte in piazza Duomo. Per favore, amate la vostra città. E se la amate, quando avete bevuto la birra, buttate la bottiglia nel cassonetto del vetro, non sotto le scale della cattedrale o sotto i gradini del monumento. Non siate come i calabrisi, se no, ma dici, chi c'hanno scemi, chi calabrisi a chi? E i calabrisi, a cosa consiste voi? Non volevo entrare in questa tematica, era un po' per ironizzare, perché negli ultimi giorni si sta parlando molto di questa, diciamo, nuova cultura, nuova moda che hanno purtroppo le nuove generazioni, che può darsi. È solo maleducazione, non è cultura, è solo maleducazione. È gente che da piccolo non è stata abituata dalla famiglia a buttare i rifiuti nella pattumiera e non mezzo alla strada. Mi spiego? Da lì si comincia. Sono stati abituati, poi rischiano. Vabbè, poi torniamo ai nostri, diciamo, argomenti, no, altrimenti è un tema veramente. Però vedi come l'arte ti porta nella società civile. Certo. Ti porta nel presente. Infatti io nella mia nota critica ho detto questo: c'è il ricordo, ma il presente dove sta? C'è anche il presente in questa mostra. Non c'è solo il passato, il ricordo, la memoria. È il presente, come abbiamo detto prima con la Presidente, la partecipazione dei ragazzi, degli studenti, ma è anche in un quadro di Dilena, c'è sulla cornice un'immagine, direi, strana, inquietante, non c'entra niente. Che Guevara. Perché ha messo Che Guevara, Giuseppe Dilena? Perché Che Guevara, giustamente, è il simbolo di tutte le rivoluzioni, dei veri rivoluzionari, tant'è vero che ho concluso il mio saggio scrivendo la frase storica di Che Guevara: hasta la victoria sempre. Allora, cari ragazzi della Movida, cercate la vittoria sempre, che sia la vittoria della civiltà,
della libertà, del rispetto reciproco, dell'amore della propria città. Questa è la vittoria sempre. Vabbè, ma se uno non sa cos'è l'oppressione, la soppressione, vedete, non, adesso vediamo, non riesce ad apprezzare la libertà. Libertà. Che Guevara, che esce da un muro che fa da cornice alla lotta poi del 99, lo scontro tra i calabresi e gli altamurani, anche se c'è un piccolo falso storico qui, però la raffigurazione è suggestiva. Vabbè, rappresenta, ecco, una di quelle giornate. Una lotta. Cioè, diventa anche libertà interiore, esatto, per cui ognuno... Esatto. Io devo dire che ho ascoltato, come i telespettatori da casa, con grande interesse quello che avete detto, perché... io ho detto, oggi ho due enciclopedie qui, non mi sbagliavo assolutamente. Siamo persone che lavorano. No, voi avete la capacità di trasferire quelli che sono i valori della nostra storia. E questo ti ripaga poi della fatica. E lo fate col cuore, cioè non lo fate con altre intenzioni, con altri scopi, con altre... Noi parliamo venalmente... E tutto oggi si fa per denaro. Noi lo facciamo per denaro a perdere. Non ci rimettiamo di tasca nostra. L'importante è non essere vuoti a perdere. Non essere vuoti a perdere. Noi cerchiamo di non rimettere, ma quando è necessario mettiamo, come si dice, meno alla sacchetta e facciamo fronte. Perché una volta che tu hai preso un impegno con tutti questi artisti, con le autorità, con i soci, cioè, tu devi portare avanti il progetto. Certo. E quindi costi quel che costi, lo portiamo avanti. Purtroppo le associazioni, come dice Beppe Piccinini di Federico, Ricus, noi viviamo di elemosina. Quindi siamo costretti ad elemosinare per poter portare avanti i progetti. Vuoi farlo tu? Dobbiamo ringraziare quei pochi sponsor che abbiamo avuto. Io voglio solo dire che sono pochi. Quindi invito gli imprenditori altamurani a sostenere la cultura. Sì, sostenete lo sport, benissimo, ma anche la cultura. Quando facciamo qualcuna di queste cose, che come dici tu sono di qualità, sono importanti, aiutateci. Noi le mostre vi chiediamo. Organizzare queste mostre significa anche, la gente non lo sa, ma dietro una mostra c'è tutta una situazione, assicurazioni, cioè ci sono dei costi, non è che metti il quadro, uno vede, bello, no. Gli organizzatori devono anche far fronte. C'è il tavolo pieno di carte. Far fronte a una serie di obblighi. Però in conclusione vorrei dire un'altra cosa. Questa è la mostra di luglio, ma il Cordiamento non ha finito i lavori. Anche ad agosto non mi mettete in ferie? Ad agosto la musica! Concerto. Ah, abbiamo un concerto, parlane tu, Presidente, che sai di che si tratta. Con Bolognese, con Guaragnaun, no? Con Guaragnaun, a settembre, praticamente gestito da loro, perché fanno parte della nostra, sono associazione partner, Traccia, no? Partner, e poi c'è Traccia a settembre, con Vittorino Curci, che farà una performance poetica. Dove saranno questi concerti? Sonora. Allora, ad agosto sicuramente al Galla, al Giardini del Galla, a settembre nell'atrio del Simone Viti Maino, oppure se ci dovessero essere problemi perché devono fare dei lavori, nell'atrio del Liceo Cagnazzi. Quindi anche, cioè, sì. Quindi abbiamo due concerti ancora in calendario, poi abbiamo, sì, poi abbiamo seminario, quindi a settembre, no, settembre al Conservatorio Santa Croce, una mostra documentaria, il seminario, sì, seminario sul mito. Io ho preso quello vecchio, il seminario sul mito gestito da Peppino D'Ambrosio del Circolo delle Formiche, con Piero Castoro e Pasquale Sardone, che saranno i suoi interlocutori. E cos'altro? Poi ottobre abbiamo Donne nella Storia, ecco, subentro Donne In, con il restyling della targa di Eleonora Fonseca Pimentel in via Pimentel, la via del Forno di Gesù per intenderci, e poi un seminario, una conferenza con donne nella letteratura e nella storia. Quindi, a novembre poi abbiamo il grande convegno. Lo voglio preannunciare perché ormai si sta costruendo. Parliamo di Re Giuseppe Napoleone Bonaparte e la Corte d'Appello di Altamura. Perché a conclusione di questo dramma del 99, poi fummo premiati dai napoleonidi quando furono cacciati di nuovo i Borboni e vennero i due re Napoleone, prima Re Giuseppe e poi Re Gioacchino Murat, con la Corte d'Appello di Altamura, che era collocata nel Palazzo Viti accanto a Santa Chiara, al convento e alla chiesa di Santa Chiara.
E di questa istituzione che durò quasi 10 anni, che applicò per la prima volta da noi il codice napoleonico, cioè le leggi nuove sulla libertà, eccetera, si sa molto poco, oltre lo studio che fece nell'Ottocento un Serina. Quindi abbiamo convocato questi studiosi per saperne di più sulla Corte d'Appello di Altamura. E in particolare verrà da Parigi uno studioso, uno storico specialista di Giuseppe Napoleone Bonaparte. Tenete presente che quest'anno sono 250 anni dalla nascita di Napoleone ad Ajaccioli, in Corsica. Si stanno facendo celebrazioni dappertutto, in Francia, in Corsica, a Lucca, cioè in ottobre probabilmente ci andremo anche, non sappiamo. C'è un grosso convegno a Lucca sulle origini italiane dei Bonaparte, perché avevano origine da Lucca, poi si trasferirono in Corsica, eccetera, eccetera. E quindi in questa occasione noi faremo qualcosa anche per ricordare Napoleone e il suo centenario. Che, insomma, per l'Europa è stato veramente anche molto importante, una figura. Il discorso è, come dicono gli storici, che sulle sue lance, le lance dei suoi soldati, era infesso il codice napoleonico, cioè le leggi, le conquiste della rivoluzione francese furono portate in giro dalla grande armée di Napoleone. Così l'Europa si è civilizzata. E i paesi non europei che non hanno conosciuto la rivoluzione francese, che non hanno conosciuto il codice napoleonico, come per esempio i paesi arabi, li vediamo ancora molto indietro. Pensate alla parità uomo-donna, di stare ancora a combattere per toglierci il velo in Iran, che è pure un paese grande, progredite, però non hanno avuto il codice napoleonico. Va bene, napoleonico. Con voi diciamo che potremmo discutere fino all'infinito, no, perché no. Insomma, di materiale ce n'è. No, comunque no, a novembre abbiamo questo, quindi gestito anche da curato da Bianca Trani, da Michele Venticelli, dall'avvocato che farà una relazione proprio sulla Corte d'Appello. E poi abbiamo ancora a dicembre, appunto, a novembre la pubblicazione di un libro, di un inedito. E abbiamo anche stiamo facendo delle pubblicazioni. La leggenda del tradimento, di un inedito di mio padre, quindi lo stamperemo. Scusate, lei non lo dice perché è umile. Sappiamo com'è. Ma io lo devo dire di Vincenzo Vicenti, che è stato il benemerito. Noi dobbiamo mettere una targa, un qualche cosa, prima che chiude l'anno. Del 99. Cancellare la strada che gli hanno dedicato. Brutto assegno. Per esempio, per quanto riguarda la toponomastica, noi chiederemo tre cose al comune. Noi chiederemo come coordinamento. Strada. Primo, di cambiare il nome di Piazza Matteotti in Piazza Castello, perché quella è Piazza Castello. La chiamano tutti Piazza Castello. È inutile che stiamo. Secondo, togliere il claustro tradimento, che non c'è mai stato un tradimento. Altamura è l'unica città che è caduta perché non aveva più munizioni, non perché qualcuno l'ha tradita. Acqua Viva, Martina Frank caddero, furono saccheggiate perché furono tradite da alcuni, ma Altamura no. Quindi dobbiamo togliere questa vergogna del tradimento. E poi dobbiamo mettere una strada decente per Vincenzo Vicenti, che è quella che è stata messa. O cancellare quella, quantomeno, non la voglio la strada, nessuno l'ha chiesto. È una strada chiusa praticamente. Tu entri, poi dopo un vicolo cieco, una traversa di via Giovanni Gentile. Mentre poi sono state date strade importanti, più visibili, a personaggi che non hanno fatto nulla. Allora, chiediamo questo intervento anche sulla toponomastica, sì. Altrimenti qui la rivoluzione dopo 220 anni si rifà da capo. Vabbè, no, era quello giusto. Era giusto. Bello. Per stemperare. Io, insomma, il tempo che avevamo a disposizione l'abbiamo utilizzato tutto. Io vi ringrazio per essere state qui. Siamo noi a ringraziare Canale 2 perché trasmette queste nostre idee, questi nostri lavori alla città. E questo è il vostro grande merito, grazie. Beh, insomma, io penso che se nessuno di noi facesse questo, insomma, la città sarebbe molto più buia, più cupa sotto questo punto invece di vista. È una città viva e vivace. E ce l'hanno riconosciuto, mi piace dirlo, gli artisti forestieri che sono venuti la sera dell'inaugurazione. Sono rimasti, ma questa è una città fervida, quando hanno visto tutte quelle opere, la gente, tutto quello che è accaduto, ci hanno veramente fatto i complimenti per la città. Quindi viva Altamura! Va bene, allora grazie alle ospiti che sono state con noi, grazie a voi per averci seguito, è tutto, ci vediamo nella prossima puntata. Come sapete ci alterniamo un giorno io, un giorno Arturo. È tutto, alla prossima!